Un minuto di storia con Padre Pio nella chiesa conventuale dei frati cappuccini di Sant'Anna in Foggia. Ci troviamo in sacrestia per raccontarvi un episodio che è avvenuto proprio nella sacrestia della chiesetta antica di San Giovanni Rotondo. È Padre Agostino che ci racconta innanzitutto un fatto. Il 27 aprile del 1947 lui registra e annota che sono tanti i soldati inglesi che giungevano a San Giovanni Rotondo, benché protestanti, partecipavano alla messa di Padre Pio e poi chiedevano di baciargli la mano. Parlavano con lui anche in inglese e lui rispondeva in italiano e loro capivano. Dopo l'8 settembre del 1943 nella zona di Bari si vennero a stanziare militari inglesi e americani per compiere delle missioni proprio in Puglia, in particolare anche sul Gargano e nella zona di San Giovanni Rotondo. Ebbene, furono testimoni di un fatto veramente clamoroso. Ogni volta che si alzavano in volo e andavano a sorvolare la zona di San Giovanni Rotondo, vedevano una sorta di fantasma o comunque vedevano qualcosa che era assimilabile ad un frate con la barba che, braccia aperte, non gli permetteva di passare o comunque erano costretti a ritornare indietro. E questo accadde per diverse volte. Foggia e quasi tutti i centri della Puglia furono più volte bombardati, ma sopra San Giovanni Rotondo non cadde nemmeno una bomba. Testimone diretto di questo evento fu il generale Bernardo Rosini, che allora faceva parte del comando unità aerea operante a Bari a fianco delle forze alleate. Il generale prese il comando di una squadriglia di bombardieri per andare a distruggere un deposito di materiale bellico tedesco che era stato segnalato proprio a San Giovanni Rotondo. Al suo ritorno tutti lo videro sconvolto. Raccontò che appena giunti nei pressi del bersaglio, lui e i suoi piloti avevano visto ergersi nel cielo questa figura di questo frate con le mani alzate. Le bombe si erano sganciate da sole, cadendo nei boschi, e gli aerei avevano fatto un'inversione di rotta senza alcun intervento dei piloti. Gli raccontarono che proprio sul Gargano viveva un frate cappuccino che faceva miracoli. Lui, incuriosito, andò un giorno a San Giovanni Rotondo dopo la guerra e incontrò nella sacrestia Padre Pio. Padre Pio gli andò incontro, gli sorrise e gli disse: beh, allora eri proprio tu quello che ci voleva fare fuori tutti, ovvero ci voleva ammazzare tutti qui a San Giovanni Rotondo. A quelle parole il generale, incredulo, commosso, in lacrime, si inginocchiò davanti a Padre Pio e chiese quasi perdono, chiese scusa. Beh, coloro che assistessero alla scena vedevano Padre Pio parlare in dialetto beneventano e il generale in un ottimo inglese, quindi lui era americano, ma entrambi si capivano perfettamente. Il generale, che era protestante, si convertì al cattolicesimo.